Continuiamo con la lettura qui di Leonardo da Vinci, della De Agostini. Caterina e Antonio avranno numerosi figli, almeno quattro femmine e un maschio, ma a partire dal 1457, l'anno dopo il tremendo uragano, tra loro non c'è più Leonardo, perché il ragazzo va a vivere con il padre naturale, Piero. La separazione non viene presa troppo bene dal fanciullo. Il rapporto di Leonardo con la madre sarà lungo piuttosto complicato. E per molto tempo il ragazzo si riferirà a Piero come a mio padre e a Caterina come a la Caterina. Ma non abbiamo sufficienti informazioni per indagare oltre l'animo di Leonardo da questo punto di vista. I fatti accertati ci dicono che al catasto di Vinci nell'anno 1457 c'è una nota del meticoloso nonno Antonio da Vinci, in cui il figlio è padre di notai, parla di se stesso, sostenendo di avere 85 anni e di sua moglie Lucia di anni 64. La nota riporta che la coppia abita nel popolo di Santa Croce e ha per figli Francesco e Piero. Quest'ultimo ha 30 anni ed è sposato con Albiera, che di anni ne ha ormai 21. Vive con loro, attesta infine il documento, Leonardo, figliuolo di detto Ser Piero, non legittimo, nato di lui e della Catarina, al presente donna da Cattabriga, di Piero del Vacca da Vinci, d'anni 5. La famiglia da Vinci non è certo tra le più ricche della Toscana, ma altrettanto certamente tra quelle che possiamo definire benestanti. Risalendo indietro nel tempo, il primo degli abi di Leonardo ad aver assunto il cognome da Vinci è in pieno 300 un tal Michele, anzi Ser Michele, perché era un notaio e come tale meritevole del titolo di Ser. Notaio è pure il figlio di Michele, Guido, e ancora il figlio del figlio, Piero. Quest'ultimo si muove più facilmente a Firenze che a Vinci e si muove tanto bene da diventare cancelliere della Repubblica. La famiglia da Vinci ha dunque un blasone di tutto rispetto. È una famiglia di notai che trasmette la propria vocazione di padre in figlio. Solo Antonio, il nonno di Leonardo, tradisce la storia della casata e prima in famiglia rinuncia ad abbracciare la tradizione notarile. Ma anche Antonio, a ben vedere, resta un notaio nell'animo, perché si comporta con quello scrupolo e quella meticolosità nell'annotare tutto ciò che avviene di importante per la famiglia, tipici di chi svolge la professione. A ritornare nel solco familiare formale è dunque il papà di Leonardo, Piero, primogenito di Antonio e ora sposo di Albiera Maddori, a sua volta figlia di un notaio. Pare proprio che Albiera non possa avere figli e che accetti, o chissà, subisca, la proposta di Ser Piero di tenere con loro in casa il piccolo Leonardo. Non dura molto la convivenza, probabilmente non del tutto serena, di Leonardo con quella che è tecnicamente la sua matrigna, perché Albiera muore giovanissima, nel 1464, ad appena 28 anni, non dura molto neppure il dolore di Ser Piero. Sepolta la prima in San Biagio, a Firenze, ecco che il notaio impalma in quel medesimo anno la sua seconda moglie, una ragazzina di 15 anni, Francesca di Ser Giuliano Lanfredini.
Tuttavia, a Firenze, perché Ser Piero, dopo un breve periodo passato a Pistoia, lì svolge la sua attività e lì narrano le cronache. Ha deciso di trasferirsi con tutta la famiglia. Vince un borgo della bassa valle dell'Arno, abbastanza grande. Si vive bene e si guadagna meglio, ma vuoi mettere le occasioni che offre la città dove l'Europa sta riscoprendo la scienza, l'arte, l'umanesimo? Firenze è o non è il cuore pulsante del Rinascimento? D'altro canto vince parte della Repubblica Fiorentina. E non è distante, 26 km in linea d'aria da Firenze. Il trasloco non è difficile, in realtà il padre di Leonardo lavora già da tempo in città e ha stretto ottime relazioni. Tra i suoi amici c'è Andrea Del Verrocchio, artista di gran fama e fondatore di una scuola di pittura e scultura che tutti dicono moderna assai. Al passo con i tempi è anche un po' più avanti. Tra poco torneremo alla bottega del Verrocchio, per ora diciamo che lì sull'Arno aleggia un po' di nebbia per quanto riguarda Leonardo. Il primo biografo del ragazzo che viene da Vinci, il già citato Giorgio Vasari, sostiene che proprio in quell'anno, il 1462, il notaio Piero avrebbe mostrato all'amico Andrea i disegni che il figlio aveva da tempo realizzando. Sempre Vasari sostiene che quei disegni avrebbero colpito così tanto il maestro Verrocchio da indurlo a tenerne l'autore a bottega come apprendista. Ma nel 1462 Leonardo ha appena 10 anni ed è difficile che una bottega di assoluto prestigio come quella del Verrocchio possa eleggere ad apprendista un mociosetto per quanto di talento. La verità è che non siano documenti a sufficienza, tutto quello che possiamo fare è formulare ipotesi più o meno fondate. È opinione di molti che Giorgio Vasari si sia sbagliato e abbia anticipato i tempi. C'è il forte sospetto, infatti, che Leonardo sia rimasto a Vinci con i nonni, quando Ser Piero e la giovane Albiera hanno messo su casa a Firenze. Ed è proprio nell'antico borgo natio che il ragazzo avrebbe ricevuto a opera del nonno Antonio di quel prete Piero di Bartolomeo di Panieca, che lo ha tenuto a battesimo, e soprattutto dallo zio Francesco con cui Leonardo ha la maggiore empatia, un'educazione fondata su un percorso didattico, diciamo così, poco rigoroso. Talmente poco rigoroso, sostengono alcuni, che Leonardo non solo impara a scrivere in forma bizzarra, con la sinistra e guarda a caso da destra a sinistra come gli arabi, ma precisa, se è vero il Vasari, a seguire molte cose che poi abbandonava. Il ragazzo è curioso di tutto, nessuno riesce a mettergli il sale sulla coda. E lui come un uccello vola libero da un ramo all'altro, dello scibile umano. Magari con poco metodo, ma con straordinaria intelligenza. Fatto è che il padre, o forse più propriamente il nonno, non riuscendo a fargli seguire la tradizione di famiglia e ad avviarlo agli studi giuridici, gli propone uno studio dall'abaco e dunque della matematica. Torneremo tra poco sulla matematica nella Toscana del 400. Per ora diciamo che anche in questo caso non c'è metodo nello studio dei numeri da parte di Leonardo, e sicuramente non c'è un grande maestro a guidarlo, ma lui, il ragazzo, ci sguazza dentro, che è un piacere, nel mare della matematica, muovendo di continuo dubbi e difficoltà al maestro che l'insegnava bene, che spesso lo confondeva.
Non bisogna trascurare questo interesse per la matematica e questa sua capacità di dominare la scienza dei numeri. Ma non ha il suo solo interesse, lui è curioso di tutto, è bravo in tutto. Ha un eloquio che è un piacere ascoltarlo, ama la musica e suona la lira da lasciare incantati. Ama il disegno e la pittura, sa improvvisare in ciascuna delle arti che lo interessano. Ha il dono dell'intuizione. Per nessuna di queste dimensioni, tuttavia, può esserci un salto di qualità lì a Vinci, senza maestra e senza metodo. Inoltre, scrive ancora Giorgio Vasari, riferendosi a Leonardo, sarebbe stato molto abile se non si fosse dimostrato così volubile, perché si imponeva sempre ad imparare una moltitudine di cose, la maggior parte delle quali poi abbandonava poco dopo tempo. Più che un uccello, Leonardo è una meravigliosa farfalla che salta senza logica apparente da un fiore all'altro in un campo alla cittadina di Vinci, troppo angusta per soddisfarlo. Ma i casi della vita vengono in soccorso del potenziale creativo del giovane. Don Antonio muore nel 1468. Prima da notaio mancato ma scrupoloso, ha redatto un testamento in cui tra gli eredi dei suoi beni indica sua moglie Lucia, i figli Francesco, Alessandra e Piero. La nuova moglie di Piero, Francesca Lanfredini, e il nipote Leonardo. Tutto cambia ora, anche perché in capo a un anno Ser Piero diventa notaio ufficiale della signoria fiorentina e chiama Leonardo a unirsi alla famiglia in città. I Da Vinci abitano in una bella casa, a 2 passi dalla piazza della signoria. Quasi a voler rimarcare la consuetudine di Ser Piero con il potere anche politico. Ma Leonardo si trasferisce a Firenze pure lo zio Francesco. Con Leonardo si trasferisce a Firenze pure lo zio Francesco. Chi troviamo iscritto all'arte della seta, lo abbiamo già ricordato, tra i tanti interessi di Leonardo non c'è quello per il diritto, il padre, Ser Piero, se ne fa una ragione. Non rinnoverà la tradizione di casa, Leonardo non sarà notaio. Ma il padre si accorge, e come non avrebbe potuto, che il ragazzo ha una predilezione per dirla col Vasari. Per il disegno e il fare di rilievo come cose che le andavano a fantasia più di alcun altro. Ma sei così dotato in tutte le discipline e appartiene a una famiglia benestante e influente, perché non si iscrive allo Studium Generale all'Università di Firenze, fondato nel 1321 dalla Repubblica Fiorentina? L'Ateneo è diventato università imperiale con Carlo V. Poi, dopo alterne vicende, ha modificato i suoi statuti nel 1387. Da quel momento si è caratterizzata per 2 motivi. È la prima università in Europa occidentale a istituire una cattedra di greco ed è tra le prime autorizzate, con delibera del comune, a dissezionare cadaveri per aumentare le conoscenze anatomiche.